volete pormi delle domande? Posso, maestro? Ti ascolto. Tu hai detto che noi non dobbiamo curare il nostro aspetto fisico. E in altri cerchi è stato anche detto che l'intenzione con cui uno cura il proprio corpo fisico può salvare, diciamo, un comportamento del genere. Io ho parlato di esteriorità, è diverso, non di cura per il benessere del corpo fisico. Ecco, non volevo cercare di capire, in altri cerchi è stato detto che anche il curare l'esteriorità del corpo fisico, se si ha l'intenzione di non essere sgradevoli verso gli altri, quindi è un atto d'amore verso gli altri. In quel caso è giusto, ecco, appunto, ma non deve essere solamente la vostra attività principale. Certo. Io ho citato questo come esempio, sì, certo, per farvi comprendere l'importanza del curare anche la vostra essenza spirituale, certo, non solo l'aspetto esteriore, perché alcuni di voi si mascherano dietro questo, mio caro, e cercano di giustificare alcuni comportamenti umani con la dicitura "lo hanno detto i maestri". Questo è errato. Certo. Perché quando i maestri parlano, fanno dei discorsi generali e dei discorsi anche approfonditi, ma questi non devono essere usati come giustificazione di alcuni comportamenti. Comprendi, caro? Certo. Ed allora, l'esempio che facevo dell'aspetto esteriore è proprio perché ognuno di voi cerca di creare di curare l'aspetto esteriore proprio per creare una presa maggiore sugli altri. Comprendi, certo, la differenza? Certo, c'è un abisso. Certo. Quindi è diverso tra il curare se stessi, ma il curare se stessi per come amore verso il proprio, certo, corpo fisico. Questo è diverso dal curare se stessi per imprimere sugli altri la nostra esteriorità.